Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi l'attaccante dell'Antenore Plebiscito Padova, Alessia Millo. Ciao Alessia, bentornata. Grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Ciao a tutti e grazie Alessia, partiamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale, la netta vittoria ottenuta sabato in gara 3 contro la Petrocar CSS Verona. 16 a 6 il punteggio finale, qualificazione alla finalissima tagliata veramente in grande stile. Quale eredità vi ha lasciato questa partita? Beh, ci ha lasciato l'eredità di non poter mai abbassare la guardia, di dover essere sempre determinate e avere sempre un unico obiettivo che sarà quello da venerdì a quando sarà l'ultima gara di vincere e basta. E credere in noi stesse e giocare come noi sappiamo giocare. Nel momento di maggiore difficoltà, perché è doveroso ricordarlo, avete approcciato la partita che decideva la qualificazione all'ultimo atto dell'attuale torneo di A1 con Ranalli squalificata per 2 giornate per la brutalità rimediata nel finale di gara 2. Mister Posterivo costretto a seguirvi dalla tribuna, sebbene io credo, magari ci sveli qualche segreto, prima di accomodarsi in tribuna abbia preparato la partita. Come neanche se avesse in mano un ideale joystick da PlayStation. Però voi avete reagito sfoderando veramente una prova maiuscola. Allora ti chiedo quanto vi esaltano le situazioni difficili. Beh, diciamo che in questi 7 anni che gioco a Padova, molte volte ci siamo trovati in situazioni difficili e sono le volte in cui noi abbiamo fatto meglio. Perché nelle difficoltà è lì che si vede il vero valore della squadra e la vera capacità di essere squadra e di giocare come una squadra. Perché senza Chiara, che comunque è la nostra migliore attaccante ai fatti, dovevamo cercare in qualche modo di rimediare alla sua assenza. Senza Stefano, che era sugli spalti, che stava impazzendo e ci guardava e cercavamo di capire che cosa fare, diciamo che abbiamo subito messo in chiaro che noi dovevamo vincere e che non ci noi dovevamo arrivare in finale. Quindi siamo una squadra che nei momenti difficili diventa ancora più squadra, si compatta ancora di più e questo secondo me è proprio il nostro punto di forza. In questo momento in cui si sta arrivando diciamo, alla fase clou, partirà, come hai detto tu, venerdì la serie finale. Quali sono gli aspetti del gioco? C'è qualche dettaglio sul quale negli ultimi allenamenti si può ancora lavorare per cercare di alzare ulteriormente il livello della vostra prestazione? O si è raggiunto il top e oltre quello non si arriva? Il top magari lo raggiungessimo, nel senso bisogna sempre cercare di migliorarsi. E diciamo che ultimamente ci siamo molto focalizzate sull'aspetto difensivo. Infatti direi che si è visto nelle ultime 2 gare col Verona, non nella prima, ma in gara 2 e gara 3, la difesa molto più compatta, che poi alla fine è il nostro punto di forza, perché se noi giochiamo in difesa come sappiamo giocare, senza to togliendo i tempi di gioco all'avversario, non dandogli tempo di respirare, di ragionare, poi l'attacco ci viene da sé perché riusciamo a fare il nostro gioco migliore, che alla fine, secondo me, è la velocità e il contropiede. Prima di andare ad esaminare quella che sarà la serie finale, però voglio spendere una parola sulla tua prova di sabato, perché veramente sei stata insieme a Querolo una delle trascinatrici. Poker di reti, un paio di autentici siluri sganciati dalla distanza, due traccianti che hanno illuminato veramente l'impianto. Allora ti chiedo, che cosa è successo ad Alessia Millo? Quale trasformazione ha vissuto per sciorinare una prova da top assoluta. Intanto grazie, ma come hai detto, cioè come ho detto anche prima, è la squadra che alla fine ti fa anche fare partite del genere perché hai intorno a te ragazzi, atlete, amiche che credono in te come tu credi in loro e quindi ti trascinano loro alla fine, magari anche a fare una prestazione che non, a inizio partita non mi sarei aspettata, cioè volevo vincere, ma magari non avrei mai pensato di fare 4 gol io, ecco. E che dire, è toccato a me ora fare 4 gol, magari la prossima volta tocca a
a qualcun'altra, ecco. Però quello che vorrei ribadire è che sì, magari ho fatto 4 gol io, ma sono stata messa io in condizione di fare quei 4 gol grazie alla squadra, quindi. Ma io apprezzo il tuo spirito, diciamo, di squadra veramente molto elevato, però oltre i gol mi ha colpito la prova veramente sui due fronti della vasca e tu, come tante tue compagne, attaccavate e difendevate veramente con un'intensità clamorosa. Però adesso archiviamo la semifinale e ci proiettiamo a venerdì. Gara 1 di finale scudetto, avete a vostra disposizione, pur se relativo, e mi dici magari anche qualcosa in questi termini, il vantaggio del fattore campo, anche se ad ora non ci dovrebbe essere pubblico. Che partita sarà quella di venerdì? Bella, bella, intensa, difficile, perché comunque siamo due squadre che ci conosciamo, che giochiamo contro da anni e secondo me che entrambe finalmente non vediamo l'ora di giocare questa partita, perché veramente è la finale ed è la gara più bella del campionato e penso che ogni gara che faremo sarà come se non avessimo giocato il giorno prima o 2 giorni prima. Quindi una gara difficile perché comunque l'Orizzonte è una squadra ben organizzata con veramente delle ottime giocatrici e poi sono, diciamo, è un'altra finale scudetto che finalmente noi abbiamo riconquistato, loro dovranno invece confermarsi perché sono le campionesse in carica, quindi ecco, diciamo che sarà una bella sfida e speriamo che magari si riesca a far riaprire le piscine per almeno magari non tutta la vasca piena, ma qualche posto sugli spalti per almeno giusto i genitori e le persone a noi più vicine per poter vedere queste partite, anche perché giocare in casa è comunque un vantaggio, ma senza il pubblico è comunque un'altra cosa. Sarebbe Certo. bello se si riuscisse a far entrare anche quelle poche persone, ma avere di fronte a noi le nostre persone Più care. del Padova che sì, che ci tifano dagli spalti. È una, Speriamo, vediamo cosa. vediamo cosa succede. Lo hai detto tu, una serie equilibrata. Io ti chiedo quali saranno i fattori decisivi per riuscire ad aggiudicarsi 3 partite su 5 e quindi portare a casa la vittoria del titolo tricolore. Guarda, penso che in realtà vincerà chi giocherà meglio e chi sarà più determinata. E chi riuscirà a fare meglio il proprio gioco, ecco, secondo me, perché alla fine siamo due squadre che hanno un buon attacco e una buona difesa da entrambi i lati. Quindi sarà la squadra che riuscirà in quel momento, in quel giorno, a tirar fuori il meglio di sé, da tutti i punti di vista. E quanto la vostra partenza sicuramente però è un attimo più difficoltosa perché a causa, lo abbiamo detto anche prima, della brutalità rimediata in gara 2 di semifinale, venerdì mancherà ancora il vostro bomber Chiara Ranalli. Quanto pesa contro un avversario sicuramente, con tutto il rispetto per la formazione allenata da Zizza, più forte, un'assenza così importante? Beh, sì, pesa e anche a lei pesa perché è veramente dispiaciutissima di non esserci. Però è ovvio, quella la giocatrice che fa più gol e che tira meglio non c'è. Pesa, ma dovremmo cercare in qualche modo di rimediare e di non, che anche se ci condiziona, di non darla a vedere e di. Ognuna di noi dovrà fare quel qualcosa in più per prendere il posto di Chiara, di chiunque in quel momento ci sia in acqua. Quindi pesa, ma facciamo gara 1 intanto, vediamo di fare bene e poi da gara 2 ci sarà di nuovo lei, quindi sarà ancora un'altra partita. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. So che molto probabilmente mi risponderai che la vostra arma principale è il collettivo. Se io però ti chiedessi chi può essere la giocatrice, magari a sorpresa, o una carta che il Catania può non aspettarsi, che può far pendere le sorti della serie in vostro favore, quel famoso X Factor, no? Quando ci sono le grandi sfide. Si aspettano i grandi nomi, poi magari salta fuori, nel calcio spesso capita, quel giocatore di, non voglio dire di secondo piano, però meno noto che decide il tutto. È una bella domanda. Beh, intanto comunque
come si è visto anche col Verona, ad esempio Alessia Cassone è tornata in acqua e si è vista il suo ritorno. Quindi non so, potrebbe essere lei il fattore che potrebbe essere un punto che magari l'orizzonte non si aspetta. Però ecco, mi hai fatto una domanda difficile. No, vabbè, per quello che puoi dire, assolutamente non è mio intento metterti in difficoltà. Però accettiamo questo pronostico e auguriamo veramente ad Alessia Casson di disputare una grande serie finale, come lo auguriamo a tutte le giocatrici che scenderanno in acqua. Va bene, siamo giunti al termine. Soprattutto perché è tornata Certo. dopo il Covid, che è agguerritissima, quindi ecco, credo che se già aveva dimostrato di essere una certa tipo di giocatrice, poi ora lo dimostrerà ancora di più. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Alessia Millo per essere stata insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Alessia, grazie mille. Ciao, grazie mille a voi.